tecnologici che usano il metodo laser scattering. Le prove presenti nell'area sono oggetto di particolare attenzione sia da parte di enti pubblici, da parte dei centri di ricerca e da parte delle aziende. Il motivo di questa attenzione è dovuto alla pericolosità delle prove per la salute di uomini. È necessario perciò tenere sotto controllo e misurare le concentrazioni del particolato in aria. Fra i diversi metodi di misura esiste quello a laser scattering, che permette di misurare in modo facile le concentrazioni delle polveri in tempo reale, direttamente in microgrammi al metro cubo, e anche dare l'analisi granulometrica delle polveri presenti nell'aria. Questi valori possono essere registrati in uno stato in tempo reale, sia come concentrazione in microgrammi al metro cubo, sia come numero di particelle suddivise in 15 classi da 0,3 a 10 micron. Come dimensione della particella. Prima di usare questo metodo di misura, però, e gli strumenti che utilizzano questo metodo, cerco di dare un'idea di cosa sono le polveri. Il particolato atmosferico, cioè le polveri, è un sistema disperso, non è tutto, no? È un sistema disperso di particelle solide e di particelle liquide che si trova in sospensione in atmosfera, che si chiama aerosol. Le particelle possono essere prodotte ed immesse in atmosfera attraverso i fenomeni naturali, erosione del suolo ad opera di agenti atmosferici, spray marini, eruzioni vulcaniche. E voi vi ricordate qualche anno fa quel famoso vulcano che ha bloccato gli aerei in metà parte. Oppure generate da attività umana, cioè emissioni di traffico, da impianti per produzione di energia, da impianti di riscaldamento e industriali in genere. Altro materiale particellare si può formare in atmosfera come risultato di complicati processi fisico-chimici fra gas, oppure fra gas e particelle di congiunzione. Si definisce aerosol primario di insieme particelle che vengono immesse direttamente in atmosfera da diverse sorgenti. L'aerosol secondario invece è costituito da particelle che non sono state immesse direttamente in aria, ma che sono formate da processi di conversione di gas particelle, solfati, nitrati, e che sono avvenuti in atmosfera. Allora, per esempio, qua c'è l'aerosol primario. Le sorgenti, abbiamo detto, erosioni vulcaniche, tempeste deserte, erosioni suoli, aerosol marini, sorgenti antropiche, traffico, combustione, processi industriali, trattamenti dei materiali che tendono a disperdere. Voi tutti sentite sempre parlare sui giornali della concentrazione del particolato e si dà come PM10 o PM2,5. PM cosa vuol dire? Particulate matter, matter. E PM10 è definito come materiale particolato con un diametro aerodinamico inferiore a 10 micron. Analoga definizione vale per il PM2,5 e per il PM1. Quindi uno è riferito a un diametro di particelle di 2,5 micron e l'altro da 1 micron. Adesso vediamo come funziona lo strumento basato sul metodo laser scattering. Dunque, una sonda a una sonda a simmetria radiale, questa, aspira l'aria attraverso una pompa a flusso costante e controllato. Il flusso che c'è da questa pompa è controllato e misurato. Questo flusso d'aria viene fatto passare in una camera dove viene colpito da un particolare fascio di luce laser. Questa è la camera e questa è la sorgente laser.
Le particelle colpite dalla luce riflettono una parte di questa luce che viene rilevata da un fotodiodo ad alta velocità. In pratica, le particelle vengono colpite dal raggio laser e le particelle emettono a loro volta una radiazione luminosa proporzionale alle dimensioni delle particelle. Andiamo a spiegarlo meglio. Io ho una camera, un tubo, dove passano le particelle a flusso costante, la sorgente laser le illumina tutte, ognuno riflette una parte di questa emissione e il fotodiodo le misura tutte, cioè le conta perché ogni impressione è un bit, e poi in funzione della dimensione a particella ci sarà un segnale più o meno grande. Quindi a un certo punto io accumulo tanti segnali del conto, è facile, e li posso suddividere in gruppi in funzione delle altezze e quindi delle dimensioni. Poiché conosciamo in modo preciso la quantità di aria passata dalla cella di misura e poiché è stato fissato un tempo di misura, normalmente si usa un minuto, avremo una precisa misura del numero delle particelle contenute nell'unità di un minuto. Quindi io le ho contate tutte, in un minuto conto tutte le particelle che passano e dico quante hanno un diametro da un micro, due micro, tre micro, eccetera. Poi attraverso un algoritmo che tiene conto della densità delle particelle in funzione del diametro, viene trasformata in concentrazione gravimetrica in funzione del volume. Poi il segnale di uscita del fotodiodo viene reso disponibile per la digestione. Ecco, adesso vediamo un tipico esempio. Questo strumento è in grado di misurare contemporaneamente e in tempo reale noi intendiamo un minuto, si potrebbe fare anche meno, ma non vale la pena, avrò troppi dati. E può misurare PM10, PM2,5, PM1, le inalabili, le toraciche respirabili e il conteggio delle particelle in classe di dermometrica. Allora, PM10, PM2,5, PM1 abbiamo definito. Inalabili, toraciche respirabili è un modo di pesare le particelle in funzione dei loro diametri, perché in funzione del diametro hanno la facoltà di essere fermate all'inizio oppure penetrare oppure entrare negli alveoli, e queste sono quelle pericolose. Le respirabili sono quelle pericolose. In genere si considera da 10 a 2,5 micro le inalabili, da 2,5 a 1 le toraciche e sotto l'1 le respirabili. Le più pericolose sono senza dubbio le respirabili e sono quelle che vengono generate dai processi di produzione. Le particelle ci dice con le particelle come sono suddivise, forse lo vediamo adesso. Ecco, questo, andiamo ancora al PM10, il sistema legge in tempo reale la concentrazione del PM10, 45,2 microgrammetro cubo, di PM2,5, 29,9 e PM1, 25,3. In più fa un diagramma del tempo, questo è il tempo, questa è la concentrazione in microgrammetro cubo, del PM10 in rosso, il PM2,5 in blu e il PM1 in verde. Questo è analogo a quello di prima, ma questa volta vengono misurate le inalabili, le toraciche e le alveolari, che sono le respirabili. Anche qua ci sono quello rosso inalabili, quello blu le toraciche e quello verde le alveolari. Questa invece è la tabella delle concentrazioni, ci te perde più i numeri, ma a un certo momento, per esempio 12.11 alle 9.58, c'erano di particelle superiori a 0,3 micro 155.430, superiore a un micron 1.880. Se andate più in là, voi vedete che il numero diminuisce. Le particelle più grosse però sono quelle che danno il maggior peso, perché siccome il peso deve tornare al cubo delle dimensioni, ovviamente quelli da un micron, quella 10 micron, si può pesare 1000 volte.
Qui poi vengono dati altri parametri che servono a stabilire questa legge. Adesso vediamo un attimo l'applicazione di questi strumenti. Dunque, gli strumenti per questo monitoraggio possono funzionare sia in ambienti chiusi che in ambienti aperti. Ambienti chiusi vuol dire dove può nevicare, piove, eccetera, eccetera. Per gli chiusi invece sono degli strumenti contatti. Le principali applicazioni dei nostri spettrometri laser scattering sono queste. La immediata, immediata si intende un minuto, però in queste misure un minuto è indicato. Della concentrazione del polvere presente in un determinato luogo, sia urbano che industriale. Misure particolate nei sistemi di monitoraggio di ambiente atmosferico, cioè le cabine che voi vedete fuori. No? Questo sistema permette di raccogliere tantissimi dati, ogni minuto raccoglie tanti dati, dopodiché con i vari software si possono fare tutte le statistiche, diventa facile, no? E sono queste le software. Poi si possono mappare le concentrazioni del polvere fini in una zona sia urbana che extraurbana. Abbiamo fatto diverse volte, anche col Corriere della Sera, una persona con un zaino portava un portatile e andava in giro programmato per la città di Milano, compreso la Scala, il Duomo, la Metropolitana, eccetera, eccetera, e quello dava la posizione dello strumento con il GPS e le misure, le concentrazioni misurate. Si potevano anche vedere come erano formate queste particelle, la distribuzione. Questo misura come nei cantieri e nei luoghi di movimentazione materiale, e questo è il quale sta diventando molto importante. Per esempio, voi sapete il problema della ILVA è quello che per muovere i materiali, cioè quelli che loro mettono per poter mandare un po' in fusione, produce polveri che a volte sono molto pericolose, e quindi devono creare dei sistemi di abbattimento che in genere sono degli spruzzatori che bagnano l'aria e bagnano il corpo. E questo può dare sia la misura che il comando agli spruzzatori di fare questa azione. Poi ci sono altre applicazioni molto più scientifiche, la misura della concentrazione delle particelle respirate da un uomo, queste sono le ricerche. E poi c'è particelle nei luoghi di lavoro, negli uffici, sui mezzi di trasporto. Un'altra cosa estremamente importante è la valutazione dei cambiamenti rispetto alla concentrazione di particelle presenti in un'area prima e dopo l'esecuzione dei vostri impianti. Per esempio la barilla, questo mi viene in mente adesso, deve mettere una specie di fondo di incenerimento. Il comune ha detto, bene, tu mi fai queste misure, metti il tuo forno, il tuo sistema e poi facciamo le misure. E quindi fanno un paragone di ciò che avveniva prima e di ciò che avviene adesso. Questi strumenti dipendono dal modello, evidentemente, si possono mettere in postazioni fisse oppure ricollocarli su laboratori mobili, sui mezzi mobili quali auto, treni metropolitani, oppure inseriti in zaino da portare in spalla o in valigia da portare negli uffici e nei luoghi. Questo ho cercato di dare una visione molto rapidi queste cose. Io vi lascerò comunque della documentazione specifica per la tecnologia di fare queste cose. Se volete prendere, è a vostra disposizione. Se avete qualche domanda, sono a vostra disposizione. Volevo aggiungere alcune cose. Sicuramente questa tecnologia parlazione per gli strumenti portatili potrebbe essere molto interessante negli ambienti di lavoro di prenderia. L'unico problema è che questo fa una valutazione quantitativa ma non fa una valutazione qualitativa. Quindi noi nei nostri ambienti abbiamo anche il problema di quantificare la silice libera cristallina rispetto alle parti inerti, chiamiamole così, e chiaramente questa strumentazione non riesce a farla, però per fare una valutazione, anche come diceva, sugli interventi di bonifica, su determinate situazioni, anche sull'andamento nel tempo della polverosità ambientale in determinate aree, perché non è sempre uguale, è una cosa molto interessante. L'unico limite è che non sappiamo se
le concentrazioni della silice libero-cristallina rispetto alla parte inerte si modificano o meno, però prendendo una postazione standard, magari che attraverso un'analisi tradizionale valutiamo quant'è la silice libero-cristallina, per esempio l'andamento nella giornata dell'andamento della polverosità può essere un po' interessante, no? Anche il laboratorio al quale noi ci appoggiamo per la parte analitica dispone di un'apparecchiatura di questo tipo qua, e in alcuni casi è stata utilizzata proprio per fare questi tipi di ragionamenti nell'arco, per esempio di un turno di lavoro, no? Perché le condizioni operative sono tali per cui ci possono essere delle concentrazioni, quindi è una tecnica che per quanto riguarda diciamo la valutazione della qualità degli ambienti di lavoro in fonderia può essere interessante, affiancata chiaramente da un sistema di tipo tradizionale che serve per fare appunto la qualificazione analitica della natura delle polveri presenti nell'ambiente di lavoro. La ringrazio, volevo per questo argomento dire la cosa che abbiamo fatto sia col Politecnico di Milano che con la Bicocca. Loro hanno le macchine che permettono di vedere la qualità della polvere. Allora abbiamo lavorato in tante, noi misuriamo la quantità, e loro misurano la qualità. E il problema, il vantaggio grosso è che loro adesso hanno le macchine molto veloci, quindi possono riempire questi filtri particolari in tempi brevi, adesso non so, mi pare siano 15 minuti. Quindi in 15 minuti in genere non c'è variazione, per cui posso sapere quanto ce n'è e come è quella cosa. È un lavoro impegnativo naturalmente, però si può fare.